Oggi è lunedì e la Chiesa ci presenta questa parola, questo Vangelo meraviglioso, che ci aiuta tantissimo, perché in questa donna che si trova in sinagoga un giorno di sabato, come ci troviamo oggi noi in questa Chiesa, era afflitta da una malattia invalidante, era curva e non riusciva in alcun modo a stare diritta, curva forse per dei complessi della sua vita, della sua storia, del suo carattere, complessi per come è fatta, per come sì, per il suo carattere, perché non riesce proprio a uscire da certe situazioni, difficoltà di relazioni, non si piace. Anche noi penso abbiamo oggi abbiamo qualcosa che ci schiaccia, qualcosa che ci tiene curvi, obbligati a guardare la terra, no? Guardare se stessi e guardare la terra, non riuscire a guardare avanti, fare una fatica enorme per guardare avanti, ma poi guardi un attimo e subito devi abbassare la testa, perché la malattia ti schiaccia, ti piega la spina dorsale. Forse un fatto della nostra vita ci tiene curvi, ci fa dubitare che esista veramente Dio, che davvero Dio ci ami, che davvero Dio sia un padre provvidente, magari non così direttamente, no? Siamo qui, siamo in chiesa, ma in una forma più indiretta. Appare dall'incapacità di glorificare Dio, cioè di lodare Dio, perché vedete che l'esito dell'incontro con il Signore è che questa donna si mette dritta e comincia a glorificare Dio, a lodare Dio, perché non si può conoscere Dio, non si può vivere la sua presenza, non si può stare con Lui e non glorificarlo, non lodarlo. Non è possibile. Significa che non conosciamo il suo amore, lo abbiamo dimenticato forse. Una cosa è il combattimento di tutti i giorni, per cui si cade, ci si rialza, eccetera. Ma questo non toglie questa lode che costituisce la nostra vita, questo stupore, questo glorificare Dio per quello che ci ha dato, per quello che ci dà, per come ci ama, per come ci conduce, per come provvede alla nostra vita, perché è tutto qui, è tutto qui. Forse anche noi siamo così esigenti e così moralisti con noi stessi e con gli altri da non poter lodare Dio, da non poter guardare Dio. Siamo così al centro della nostra vita, come questi farisei che si indignano e che rovesciano completamente tutto. Dice, 6 giorni sono stati dati per lavorare, allora venite in quei giorni a farvi guarire, come se la guarigione non fosse un'opera della grazia ma fosse un lavoro. Questo può essere una cosa per esempio per i preti, per le suore, ma anche per un padre, una madre, per un fratello con un proprio fratello, vivere tutto con uno sforzo, tutto come nella settimana, dove bisogna lavorare, bisogna guadagnarsi il pane. È un'immagine molto forte del modo in cui noi, forse tante volte ingannati, viviamo il nostro rapporto con Dio. Il sabato, lo Shabbat, compiuto in Gesù Cristo, che ha aperto per noi le porte dell'ottavo giorno, cioè della domenica, che è il compimento del sabato, è il giorno della gratuità, è il giorno del ritorno nel paradiso, dove si vive da creature che tutto lo ricevono da Dio, che non c'è nulla che facciano che non viene da Dio. Per questo c'era una legislazione, ancora oggi c'è vigente, nell'Israele ortodosso. Se andate in Israele, andate negli alberghi, ci sono due bottoni, no? Uno che è per la settimana, per cui tu metti, tu puoi fare terzo, quarto, quinto, e poi c'è quello del sabato,
ti va automatico, tu sali e ti porta, perché tu non puoi neanche schiacciare, no? Il piano dove devi andare, lo fa da solo. Questo che sembra un assurdo, e tante altre cose, no? Non si può scaldare i cibi, non si possono cucinare, eccetera. Non è così stupido, è molto profondo, perché chi conosce Dio sa che ogni centimetro della sua vita è condotto da Lui. Dirà San Paolo che tutto concorre al bene, cioè Dio provvede in tutti. Ma se io, ingannato, mi credo Dio, immagino di essere Dio, immagino di poter portare avanti io la mia vita, l'essere prete, l'essere suora, l'essere madre, padre, o quello che sia, allora esigerò da me stesso. Perderò a poco questo rapporto di figliolanza con il Signore e mi troverò a sforzarmi e vedrò anche le opere della grazia come un frutto del mio sforzo, delle mie opere. Dice il Signore quando il popolo entra in Israele, nella terra promessa, dice: guardatevi solo una cosa, dal dimenticare che qui vi ho portati io e che non sono state le vostre forze. Se dimentichiamo questo, oggi è lunedì, questa settimana ci è data per sperimentare proprio che abbiamo dei limiti, avremo delle difficoltà con quella persona, sul lavoro non riusciremo, la vecchiaia si farà sentire, i dolori, la solitudine, forse una malattia, qualsiasi cosa ci dirà in questa settimana che non siamo Dio, per arrivare forse esausti, forse stanchi, desiderando il sabato, desiderando l'incontro con il nostro Signore Gesù Cristo, la sua vittoria sulla morte, che rompe i limiti, per grazia, per amore, che ci alza da questo continuo ripiegarmi su me stesso, da questa impossibilità, da questo desiderio di guardare davanti, di non avere paura a guardare il futuro, di non avere paura a parlare con quella persona, non avere paura a perdonare, a donarmi, ma sono sempre ripiegato. Bene, oggi il Signore viene e dice: vuoi vivere questa settimana in un altro modo? Vuoi vivere questa settimana come un cammino verso il cielo, verso il sabato? Allora guarda che io tutto l'ho portato, te lo do io, tutto lo regalo io. Ieri abbiamo celebrato la domenica, che è questo. E tu e io oggi entriamo in questo lunedì, in questa settimana, come figli della domenica, figli di questa grazia, figli di questo miracolo che si è compiuto in questa sinagoga. Basta esigere da te stesso e dagli altri. Accetta quello che sei, accetta che non ce la fai tante volte e abbandonati a Lui. E Lui farà cose meravigliose dentro di te, cose che tu neanche puoi immaginare, stare in quella malattia senza mormorare, ma glorificando Dio, anche per quella malattia, che ti mostra che tu non sei Dio e che si può vivere con Lui anche in mezzo alle fiamme, anche in mezzo al dolore, anche in mezzo alla solitudine, che puoi studiare anche se non ce la fai, anche se la tua carne vuole altre cose, che puoi vivere il tuo matrimonio, puoi vivere la tua solitudine, puoi vivere tutto in un'altra forma. Questa donna ha compiuto il sabato, fratelli, perché è arrivata lì e non ha fatto niente. Non ha fatto niente, era lì, neanche ha chiesto di essere guarita. Ecco, questo è l'amore che ha il Signore oggi per noi, istante dopo istante. Forse neanche gli chiediamo nulla, ma Lui ci ama e ci raddrizza. Lo vuoi questo? Sì che lo vuoi, vero? Allora possiamo entrare da risorti, da uomini eretti, dritti, glorificando Dio per il suo amore, perché Lui ha aperto un cammino in mezzo a questa settimana, in mezzo alle difficoltà, per giungere a un destino celeste, il suo amore che non finisce.